legge di bilancio nazionale approda dunque al Parlamento. Ascoltiamo in proposito uno dei relatori, il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, l'agrigentino Michele Sodano, il quale rivolge anche un messaggio di solidarietà al giornalista di Canicattì, Cesare Sciabarrà, al quale hanno spaccato il vetro posteriore dell'automobile. La legge di bilancio dunque in Parlamento, tra i relatori vi è il deputato agrigentino del Movimento 5 Stelle Michele Sodano. Sì, è stato un grande onore ricevere questa responsabilità, quella di diventare il relatore della legge di bilancio del 2020 alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle. Ed è una legge che stiamo seguendo per capire come migliorare la vita degli italiani. Allora, è una legge che nasce con qualche difficoltà, perché il fatto di aver interrotto il governo ad agosto ha creato dei ritardi, si è dovuto creare un nuovo governo, creare dei nuovi ministri, ma siamo riusciti a portare a casa dei risultati importanti. In primo è chiaramente con i 23 miliardi che abbiamo speso per disattivare le clausole di salvaguardia e quindi non fare salire l'IVA dal 22% al 25%. Se l'IVA fosse salita sarebbe stata una spesa ulteriore di 600 euro all'anno per ogni famiglia. Siamo anche riusciti a conservare tutte quelle cose buone che abbiamo fatto l'anno scorso. Penso al reddito di cittadinanza, penso a quota 100, penso ad Ape Social, penso ad Opzione Donna. E siamo anche riusciti ad implementare cose che cambieranno la vita degli italiani. Per esempio c'è un taglio dell'IRPEF di 13 miliardi in 3 anni. Ciò significa che tutti i lavoratori dipendenti dal 2020 avranno quasi uno stipendio in più all'anno. E un obiettivo della riduzione del costo del lavoro era importantissimo. In questa legge di bilancio c'è ed aiuta i cittadini. Ci sono anche cose molto importanti per la Sicilia. La prima è che il 34% degli investimenti contenuti in questa legge di bilancio arriva proprio al sud. Per i siciliani siamo riusciti a creare finalmente le tariffe sociali per gli aerei. Ciò significa che i lavoratori, gli studenti e i disabili finalmente dal 2020 avranno delle tariffe bloccate e non ci potrà essere più un biglietto aereo di 500 euro per chi magari è stato costretto ad emigrare e deve ritornare. Quindi questa credo sia una grandissima battaglia. Rimane Cresce al Sud, Resto al Sud, che sono misure per permettere ai giovani di fare impresa. Insomma, qua c'è tutto un paese che vuole cominciare a lavorare ed è veramente importante ogni obiettivo che abbiamo raggiunto in questa legge di bilancio, quindi ve la racconteremo a gennaio, perché le cose si fanno, ma poi io credo che una cosa importante sia adesso che spiegare cosa facciamo alla gente, in modo tale che ognuno possa appunto usufruire delle misure che vengono fatte. Quindi io spenderò tutto gennaio e febbraio, una volta finita la legge di bilancio a Roma, per spiegare come veramente accedere ai finanziamenti, come appunto poter ricevere questi aiuti dello Stato. Detto ciò, un'ultima parola, voglio semplicemente brevemente portare la mia solidarietà al giornalista Cesare Sciabarrà, che ieri notte ha subito una grave intimidazione, oggi si è svegliato con tutti i vetri delle macchine rotte. Ecco, Cesare è un giornalista che a Canicattì dà la voce ai cittadini. Insieme abbiamo combattuto per i rifiuti tossici che prendevano fuoco appunto a Canicattì. Io, grazie a lui, merito suo, ho portato questa cosa in Parlamento. Da 3 mesi non ci sono più roghi tossici a Canicattì. Hanno provato a zittirci in tutti i modi, ma noi continuiamo avanti ed è un'intera generazione che deve combattere, perché ci sono troppe cose che qua in Sicilia, in provincia di Agrigento, non vanno. Solidarietà a Cesare.